Allora, parto da una parola che mi sembra importante in questo caso, responsabilità. Che responsabilità è portare sullo schermo una storia, una vicenda che è piena di dolore e dall'altra parte ha segnato così tanto anche l'Italia? Sì, beh, è una grande responsabilità perché comunque, cioè, parlo del mio personaggio, Donatella Colasanti è una donna che è realmente esistita, quindi per me è stato importante portare con raccontare con delicatezza la sua vita perché comunque non l'ho mai conosciuta e insomma ho provato a documentarmi nel miglior modo possibile. Per raccontare i fatti nel modo più veritiero possibile. È una grande responsabilità perché comunque è una storia molto importante, quindi insomma ci vuole una certa delicatezza anche nel raccontare certe cose, quindi ogni volta per me era sempre un grande lavoro dover affrontare ogni scena per cercare di non esagerare, di non rendere falso questo personaggio. Sì, una grande responsabilità di raccontare una storia necessaria, credo, perché comunque questa è una storia che non è mai stata raccontata dal punto di vista femminile e una storia di cui non si capisce, non si conosce bene il processo. Tutti conosciamo quello che è successo durante il massacro, più o meno, insomma, intuiamo quello che è successo, ma non, io personalmente, ma credo di parlare per un po' di persone, non sapevo esattamente come era andato il processo, non sapevo quanto il processo abbia significato in termini proprio di cambiamento della condizione della donna, perché dopo il massacro del Circeo e grazie al processo del Circeo il movimento femminista è riuscito a trovare finalmente quella scintilla che serviva per ottenere la revisione della legge sullo stupro, che era considerata un'offesa alla pubblica morale, non un delitto alla persona. E invece, grazie al massacro del Circeo e malgrado appunto quello che hanno subito quelle due ragazze, siamo riusciti a ottenere una cosa fondamentale per le donne, anche per gli uomini, per tutti, perché comunque non esisteva proprio una vittima di stupro, non si era vittime di stupro, perché la vittima era la morale, l'oltraggio era il pudore. Quindi penso che sia assolutamente una storia necessaria e la responsabilità anche che si sono assunti i nostri produttori, Cattleya e Rai Fiction e anche Paramount, di raccontare qualcosa che abbiamo visto in un film, non neanche tanto tempo fa, però noi in realtà partiamo proprio dal momento in cui il film finisce. Perché noi raccontiamo tutto il dopo, quindi credo che loro abbiano fatto anche un atto di coraggio, decidendo di fare questa scelta. E le nostre sceneggiatrici che si sono documentate hanno fatto un lavoro eccezionale di ricerca, di studio e anche il gruppo, diciamo, legal che ci ha seguito per assicurarci che tutte le cose fossero dette nella maniera giusta, non dovevamo mai, cioè, all'interno delle aule non c'era tanta libertà perché noi dovevamo attenerci a quello, perché era molto, una cosa molto seria, ci siamo attenuti fedelmente agli atti. Infatti, la mia domanda successiva era proprio su questo. Che tipo di lavoro è stato fatto sul linguaggio, sia a riferimento all'ambiente chiaramente legale, ma anche al contesto storico, che è differente rispetto chiaramente ai giorni nostri? È stato fatto un lavoro molto denso, di ricerca enorme. Poi ovviamente questa magari è una cosa che riguarda molto la messa in scena, lavorare il regista insieme alla scenografia e insieme ai costumi, tutto un concertare di energie per fare in modo che gli anni 70 divenissero credibili, no? Però poi comunque c'è anche la modernità del nostro racconto, perché il movimento femminista, in particolare Teresa, è comunque una donna moderna,
per l'epoca, assolutamente moderna per l'epoca, perché è una donna autonoma, indipendente sentimentalmente, che non è interessata alla famiglia, che comunque per l'epoca non era così scontato, completamente proiettata sul lavoro e sulla causa che aveva scelto. Lei incarna le istanze del movimento femminista e grazie al lavoro che fa può dialogare con le istituzioni, quindi cercare di portare queste istanze così importanti per lei e per tutte le donne nei palazzi del potere. Quindi, insomma, è stato fatto un enorme lavoro di ricerca e di studio da parte di tutti i reparti, sia produttivamente che per la messa in scena, quindi il nostro regista. Che tipo di accoglienza da parte, intanto chiedo, c'è un tipo di pubblico in particolare a cui pensate di arrivare con questo titolo e che cosa insegna ancora, può dirci ancora oggi di quello che possiamo e dobbiamo fare? Beh, secondo me è una serie che è aperta a tutti, nel senso non c'è non ha un pubblico ristretto, la possono vedere ragazzi che hanno la mia età e che appunto non conoscono magari in modo approfondito questa storia e appunto è importante secondo me, che la vedano per capire cosa è successo, cosa abbiamo ottenuto anche. La possono dire anche persone che appunto a quell'epoca che hanno magari vissuto più da vicino queste vicende, quindi accoglie un pubblico molto ampio, secondo me. Sì, io parlo per me personalmente, non conoscevo il retroscena del processo e il processo del Circeo è stato uno spartiacque. Io non sapevo tutto questo, non sapevo cosa accadeva nelle aule di un tribunale alla vittima dello stupro che veniva poi accusata di aver provocato e si doveva difendere dalle accuse che le venivano rivolte dai difensori dei suoi aguzzini. Non sapevo quanto all'epoca le persone non avevano minimamente cognizione di quello che succedeva nelle aule di tribunale, non sapevo che così tante ragazze non se la sentivano di denunciare perché poi denunciare significava marchiarsi a vita di un'onta, come se la colpa ce l'avesse la vittima. Un po' lo sapevo questo perché succede anche oggi, ancora oggi purtroppo lo sappiamo che è una cosa che capita anche oggi, no? Quindi, che te la sei andata a cercare, che hai provocato perché te ne potevi stare perché ci sei andata a parlare con quello, lo sappiamo, funziona ancora così, quindi unisco l'altra risposta, è necessario raccontare questo momento perché da lì è cambiato tutto, ma è necessario raccontarlo perché ancora tutto deve cambiare. Quindi quando oggi sentiamo la frase te la sei andata a cercare, ricordiamoci da dove siamo venuti e il Circeo è il simbolo dei primi passi veramente della liberazione, della lotta di liberazione della donna, che però ancora siamo lontani dal realizzare completamente. Infatti purtroppo, cioè, sembra passata una vita, ma in realtà tante cose si ripropongono ancora nella Certo, cronaca. la Quindi violenza di genere è ancora dilagante, lo sappiamo benissimo. diciamo, avete fatto riferimento al prodotto cinematografico che era uscito qualche tempo fa, che era stato accolto anche in maniera divisiva. C'è una critica che temete o questo racconto appunto perché è differente rispetto alla messa in scena solo dell'evento, si svincola da quel tipo di critica? Ma critica non lo so, poi ovviamente le critiche ci sono sempre, soltanto che sì, sicuramente questa serie si focalizza non totalmente, però proprio sul processo, su quello che è successo dopo, viene soltanto raccontato attraverso dei flashback, insomma, l'atto in sé, però comunque non si focalizza su quello, soltanto appunto per far capire la storia in generale. Quindi critiche su quello no, perché appunto parliamo di altro, quindi poi non so. Noi parliamo del punto di vista femminile, il film comunque diciamo era il punto di vista dei ragazzi e finiva un po' con il massacro del Circeo, invece la nostra serie parte da lì ed è un territorio inesplorato dal film ed è interessantissimo, è stato interessantissimo perché poi insomma è stata
una cosa, come ti dicevo prima, frutto di enorme ricerca e documentazione, quindi c'è tutto l'aspetto procedurale che per una serie italiana credo sia abbastanza originale, perché sono tre puntate ambientate nelle aule. Tu non ti ricordi? Beh, mi parlo, cioè, sì, comunque diciamo delle sei, tre, no, quasi sì, tutte, sì. Completamente nelle aule, quindi insomma è molto, un linguaggio anche molto nuovo per l'Italia. E poi il fatto è che è una serie, noi abbiamo avuto comunque, cioè ha un ampissimo respiro, succedono tantissime cose di densa, ci sono tanti messaggi dentro, ci sono tante cose che succedono tra di noi, intorno al suo personaggio, al mio personaggio, la mia storia con la S minuscola che si incrocia con la storia con la S maiuscola, cioè è tante cose. E ovviamente poi le critiche, come, cioè, ci potranno essere, poi voglio dire, quando sono utili uno le prende. Non credo comunque possa dividere come quel film là, perché quello aveva il punto di vista dei ragazzi, era diverso, poi nasceva comunque da un libro di Albinati, era un altro tipo di racconto. Noi siamo andati proprio in punta di piedi. Vi ringrazio.